Piero, che cosa vuol dire strappare un pareggio nella tua terra, nella tua Bari, proprio all'ultimo minuto? No, è una sensazione bellissima. Purtroppo da barese, cioè, è stato emozionante tornare, però abbiamo pareggiato al 90esimo e sicuramente ci dà tanto morale. È stato un Teramo diverso rispetto a quello del primo tempo nella ripresa, il tuo ingresso, quello di Minelli, quello di Viviero, insomma di Bombaggio, ha cambiato un po' il volto della partita? No, sicuramente quando giochi contro squadre come Bari, Ternana, cioè ti viene spontaneo di dare qualcosa in più. Siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo strappato un punto al Bari nel 90esimo che ce lo teniamo bello stretto. Campo anche difficile, soprattutto nella prima frazione aveva piovuto tanto, si faceva fatica a fare gioco. Sì, sulla sinistra nostra praticamente non si poteva giocare per niente. Poi il secondo tempo ho visto che hanno tolto un po' d'acqua e quindi la palla scorreva meglio. E come ho detto prima, siamo stati bravi a crederci fino alla fine e abbiamo portato un punto a casa. Cosa dà nel morale questo pareggio? No, ci dà tanto morale, tanta fiducia e ci fa preparare soprattutto al meglio contro la Regina, che è prima in classifica e sta facendo un campionato eccezionale, e quindi noi siamo pronti anche per affrontare la Regina. In mezzo l'impegno di Coppa Italia, oggi hai giocato nella tua Bari e invece mercoledì giocherai nella tua ex Siena. In tre giorni praticamente sfidi il tuo passato. Veramente. Non lo so, contento che ho affrontato oggi il Bari e mercoledì affronto il Siena. Speriamo bene anche mercoledì. Pietro, negli ultimi minuti è sembrato che avete dato, negli ultimi 10 minuti circa, quello che non eravate riusciti a dare nei precedenti 80, solo la forza della disperazione o anche qualcos'altro? No, sicuramente c'era voglia di portare a casa il risultato, siamo stati bravi fino alla fine a crederci e l'abbiamo portato. Un punto contro la Ternana, un punto contro il Bari, domenica si vede questo trittico con la gara alla Regina, cosa vi danno questi due pareggi per affrontare la capolista? Speriamo che domenica ci prendiamo i 3 punti dalla Regina, ora poi se non si vince non bisogna perderla, come è successo oggi con la Ternana. Ecco Pietro, l'ultimissima, insomma... Sei entrato, hai giocato insieme a Magnaghi con 2 punte, poi sei tornato punta unica, ma Pietro Cianci come si trova meglio? No, io mi trovo bene in qualsiasi cosa, cioè dove mi dice il mister di giocare io sono completamente a disposizione sua. Una domanda che riguarda la squadra della tua città, il Bari come l'hai visto? No, il Bari l'ho visto bene, ha avuto 2 o 3 occasioni nel primo tempo, siamo stati bravi noi a tenere botta e poi alla fine è successo quello che è successo. Ci puoi raccontare da barese l'emozione di calcare l'erba del San Nicola? È la prima volta per me, quindi è una settimana che avevo un po' d'ansia, ma ansia positiva. Cioè, da piccolo sono sempre venuto qua allo stadio a tifare il Bari, perché il Bari è la squadra del mio cuore, cioè la prima squadra. Quindi giocare qua dentro questo stadio, cioè per me è meglio che giocare a San Siro o al Camp Nou, per dire. Un giorno magari ancora di indossarlo poi questa maglia? Assolutamente sì, cioè il mio sogno da bambino è giocare per il Bari, chissà se un domani tutto questo sia vero. L'emozione in campo non si è vista, per cui sei entrato anche molto bene, molto deciso, hai dato un gran mano ai tuoi compagni. Prima di entrare ero ancora un po' teso, poi una volta entrato in campo ho messo tutto da parte, ho pensato solo ad aiutare la mia squadra a recuperare il risultato. Chi c'era a vederti in tribuna? Oh, c'erano 200 persone della mia famiglia. Hai riempito praticamente mezzo settore. Aspetta, non sono riuscito a fare tutti gli accrediti, perché se facevo tutti gli accrediti a Bari Vecchia poi vengono amici di amici, quindi ho accontentato solo la mia famiglia. Tornando al Bari, qual è l'impressione che ti ha fatto la squadra di Vivarini? No, il Bari è un'ottima squadra, sicuramente che lotterà per vincere. Cioè, gli auguro veramente... Da tifoso, da appassionato del Bari, gli auguro veramente tutto il meglio. Da tifoso del Bari, prima hai raccontato che vivi il Bari da tifoso, c'è un idolo che seguivi particolarmente? No, idoli niente, mi piaceva quando c'era Conte, che c'era Kutuzov e Barreto, che lì è stato l'anno che poi sono andati in Serie A e quindi è stato emozionante pure. Grazie.